Tifosi nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno per l'anticipo della quinta giornata Serie A femminile team 2022-2023. Como Inter. Cambio gioco in favore di Bonetti, la mette giù bene Bonetti, entra dentro l'area di rigore, ancora Tatiana, il cross in mezzo, lontana la difesa del Como con Lippmann, ancora Miyashi, c'è da sola a mezzo l'area Polli. E arriva il vantaggio dell'Inter, tutto regolare, sempre Elisa Polli che trova la quarta rete in questo campionato. Contropiede Inter, Ajara uno contro uno su Rizzone, aspetta l'arrivo di Polli, il problema è proprio per Elisa, la palla dentro, sembra esserci stato un braccio ed è così, calcio di rigore dell'Inter. Parte Bonetti, il tiro in porta, palla da una parte, portiere dall'altra. Tatiana Bonetti trova il secondo gol di fila in questo campionato. Santi elude il pressing di Carnela, se poi sbaglia l'invito per Bonetti. Il tocco dietro, capisce tutto Elisa Polli, la palla dentro! Ancora Elisa Polli che sfrutta una disattenzione dalla difesa del Como e trova il 3-0. Prima Joyce e poi Lippmann. Regala questa opportunità a Polli che sale a quota 5. Gol in 5 partite di campionato. Beccari in area di rigore. E qui c'è il fallo di Elisa Polli. Calcio di rigore per il Como. Parte la rincorsa di Rizzone. Il tiro in porta e per poco non intuisce Durante, a croce di distanza il Como, 3-1 quando siamo allo scadere del primo tempo. Durante va rinvio lungo, spizza Polli, favorisce Simonetti, la palla per Marinelli, buono l'invito, il tiro in porta, palla di poco, fuori, sfiora il palo. Allora, ora il pallone per Carlenas, la palla dentro per Kubasova, attenzione, il tiro in porta. Como vicinissimo al 3-2. L'arbitro dice che basta così. Finisce 3-1 in favore dell'Inter. La quinta giornata di Serie A femminile 2022-2023. L'Inter trova 3 punti pesantissimi per la classifica perché può guardare tutte le altre dall'alto.